La cosa che vi rende facile tutto è che servono veramente pochissime cose. Ciao ragazzi, allora vi faccio vedere quattro semplicissime acconciature per occasioni diverse. Sono delle acconciature che io faccio spesso, senza ricorrere al parrucchiere. Vabbè, scusate i manubri del mio tapirulan, ma sono nella stanza in cui praticamente registro, corro, insomma, è una sorta di angolo tutto mio. E quindi, vabbè, stamattina ho dimenticato di spostarlo, quindi adesso si vedono. Lasciate correre, non so se capite. Ho fatto delle acconciature velocissime veramente da realizzare. L'unica cosa che vi chiedo è un pochino di comprensione perché avendo ripreso da sola e senza specchio, in effetti in alcuni punti i capelli magari mi sfuggono o comunque si vedono un pochino disordinati, ma a parte il fatto che il bello di queste acconciature è proprio questo, e cioè che possono rimanere anche acconciature un pochino disordinate, quindi per questo sono semplici e molto, diciamo, easy. E poi, comunque, eventualmente poi con delle forcine come queste o dei fermaglietti andate a rimettere dentro le ciocchettine ribelli. Quello che io vi voglio dare in questo video sono degli spunti, per fare delle acconciature alla portata di tutti, appunto, che possiamo utilizzare in tantissime occasioni. A me piacciono tantissimo, quindi per questo ve le volevo proporre. Io spero che il video vi possa essere utile. Tra l'altro, alcune di queste acconciature sono delle acconciature che io avevo in alcuni miei video e che tante di voi mi hanno richiesto, di cui tante di voi mi hanno richiesto i tutorial. Quindi io le ho fatte tutte, ho visto quali vi erano piaciute di più e ho cercato di racchiuderle all'interno di questo video. Quindi spero che vi possa essere utile e che vi faccia piacere. Tutto qui, vi lascio al video, vi mando un grande bacio e alla prossima. Allora, ci servirà una lacca, qualsiasi marca voi abbiate, io avevo questo, ho preso questo, due elastici, possibilmente del colore dei nostri capelli, una marea di forcine, questi fermaglietti e possiamo cominciare. Allora, sistemo i capelli con le mani, io uso pochissimo spazzole e pettini per i capelli, quindi comincio praticamente ad attorcigliare piccole sezioni di capelli l'una sull'altra e le incorporo tutte assieme, quindi attorciglio e le incorporo. A questo punto fisso con una prima forcina, cercando di stare attenta a che non mi faccia male sulla nuca. Questa è una cosa molto importante perché altrimenti poi l'acconciatura ci darà fastidio durante la giornata. Quindi prendo l'altro lato dei capelli e cerco di creare, diciamo, una piccola bombatura con le mani, mi aiuto con le mani e poi attorciglio i capelli su loro stessi e giro i capelli, diciamo così alla volemose bene, perché comunque sono acconciature che anche disordinate sono molto belle. Quindi poi fisso con le forcine, qui mi accerto di essere ripresa perché ho il terrore di non esserlo. E poi praticamente giro ora in un verso, ora in un altro i capelli e li fisso sempre con una forcina. Ecco fatto. Prendo questa ciocca di capelli che è rimasta fuori e vado a appunto fissarla, anche questa. Vedete, io giro intorno all'impalcatura che si è creata, quindi praticamente alla fine viene una sorta di, diciamo, composizione con i capelli stessi. Sistemo un pochino il ciuffo davanti con le mani stesse e la prima acconciatura è finita. A me questa è un'acconciatura che piace tanto, la utilizzo sia per il giorno che per la sera, mi piace tantissimo veramente, soprattutto con i tailleur, la ritengo molto molto elegante. La seconda è ancora più semplice secondo me. Bisogna praticamente prendere la prima parte di capelli e la portiamo in su fissandola con un fermaglietto a clip. Poi con la parte sottostante dei capelli andiamo a fare una coda molto molto bassa e tiriamo giù l'elastico. Adesso vedrete come faccio. Poi sezioniamo i capelli in due al centro, adesso vedete,
e fate girare la parte finale all'interno della spaziatura. Vedete, fate passare la parte della coda finale e la fissate con una forcina. Quindi poi tirate i capelli in giù e riprendete quelli che avevate appuntato sopra. E qui praticamente dovete soltanto lavorarli con le mani. Cominciate a girare su se stesse delle giocche, vedete? Le prendete, prendete piccole sezioni, le girate su se stesse e poi le incorporate tutte assieme. E la stessa cosa fate dall'altra parte. È molto semplice, veramente, una cosa molto basata sul tatto, sulla sensazione proprio tattile, quindi alla fine è davvero facilissimo. Poi prendete la parte sottostante, che a causa di quello che abbiamo fatto all'inizio diventerà, diciamo, bombata, avrà una sorta di bombatura naturale senza dover far nulla, vedete come viene bello sulla nuca veramente, e fissate con delle forcine. Scusate, ma ho ancora mal di gola. Quindi la fissate con delle forcine e il fatto di aver sezionato i capelli sulla base della nuca ci darà questa sorta di bombatura che però non ci porterà via molto tempo per farla, ecco. Per aggiungere un tocco romantico ho messo questo cerchietto, che tra l'altro è uno che ho fatto io, e metto due giocchettine fuori dall'acconciatura e le giro con le mani in modo da dare una sorta di aspetto romantico al tutto, e secondo me viene davvero carino. Passiamo alla terza proposta, che è davvero semplicissima, davvero semplicissima. Questa è un'acconciatura che ho usato tante volte in tanti video e tante di voi mi hanno chiesto di riprodurla. Guardate quanto è facile: bisogna semplicemente prendere una sezione di capelli, dividerle in due ed arrotolare le due giocche. Diventerà una sorta di treccia ratta. Quindi poi la fisseremo nella parte posteriore della testa. Poi facciamo la stessa cosa dall'altra parte e fissiamo con una forcina. A questo punto prendiamo altre due sezioni di capelli, e le arrotoliamo su se stesse e poi le fissiamo insieme alle altre, facendo una sorta di mini chignon. Fissiamo con delle forcine. Prendiamo un elemento decorativo, quale piace a voi, io avevo sotto mano questo, ho utilizzato questo, e lo metto per dare un tocco più elegante e anche romantico all'acconciatura. Poi sistemo il ciuffo con un pezzino di legno, e questa è un'altra proposta, qui non so con chi stavo parlando. Per un'ulteriore variante potete prendere i capelli ed intrecciarli, quindi trasformiamo ulteriormente questa acconciatura facendo una treccia laterale, e poi con degli elastici la fissiamo sia alla base che al centro. In questo modo. Fissiamo il tutto con la lacca, magari aggiustando le giocche ribelli che qui, vabbè, ho lasciato correre, e il gioco è fatto. Un bacio. Per bene, cercando di non uscire dai margini della palpebra, poi con un pennello piatto prendo questo viola.